Buongiorno a tutti e buon lunedì. Bentornati sul mio canale. Oggi la location è ancora a casa dei miei genitori a Napoli, perché non sono tornata ancora a Bologna per una serie di motivi, però tornerò tra 2 settimane. E spero che la vostra estate sia andata bene, che l'abbiate utilizzata per rigenerarvi o comunque recuperare un po' di energie e fare quello che magari durante tutto l'anno non siete riusciti a fare. Io l'ho intesa così quest'estate. E anche per non fare qualcosa che magari durante tutto l'anno fate. Per esempio, io ho passato una settimana in Portogallo, di cui vi metto il link del reportage che ho scritto sul mio blog in descrizione. E durante questa settimana non ho praticamente disegnato, anche perché mi è sorta una riflessione. Oggi faccio un video un po' così, un po' a ruota, ovvero la riflessione è che, ok, il mio lavoro è disegnare, ma quando questo finisce di essere un lavoro e inizia a essere un piacere, se io già lo faccio per lavoro, quindi quando inizia la vacanza, tra virgolette, a prescindere dal fatto che già chi riesce a fare del proprio lavoro la propria passione ha un'ossessione nei confronti di questo qualcosa. Quindi già il fatto che io ora sia riuscita a vivere di questo significa che comunque ho avuto talmente tanta costanza, ostinazione e decisione e appunto ossessione per cui sono riuscita a iniziare, ecco, a lavorare come illustratrice e fumettista. E quindi la mia vacanza per una settimana è non prendere in mano una penna, banalmente. E anche perché poi sei completamente svuotato, non hai idee, non hai, cioè serve anche un momento in cui non ti devi sforzare a creare un contenuto da cui poi può arrivare la tua accettazione sociale, no? Il tuo consenso. Quindi per una settimana non ho disegnato perché poi sono entrata anche un attimo in un loop in cui spesso si entra, ovvero questo disegno adesso lo metto subito su Facebook, chissà quanti like prendo e quanti commenti ci sono. Un buon passo, una buona cosa è esserne consapevoli di questo, diciamo, burnout da contenuti e da pensieri su se faccio questo disegno e lo metto su Facebook, chissà quella persona cosa dice o come verrà recepito. Quindi mi sono astenuta completamente. E poi un altro pensiero che mi è venuto in mente quest'estate è: siccome lavoro con case editrici, parlo dal lato fumetto, io sono un'autrice unica, quindi ho delle idee, le sviluppo in autonomia, me le scrivo e me le disegno. Per questo, quando collabori con degli editori, non sai mai, ho pensato a questa cosa, che non sai mai se l'editore ti pubblica perché effettivamente crede nella tua idea, nel tuo progetto, gli piace e ci crede e quindi ti reputa bravo e degno di venir pubblicato, oppure soltanto perché servi ai suoi meccanismi di piani editoriali e quindi di ciclo dell'editoria, che ha bisogno di pubblicare costantemente nuovi libri per stare dietro magari ai debiti dei libri precedenti. Insomma, è tutto un sistema che, per conoscerlo meglio, vi consiglio di seguire il canale Book Blister su Instagram, ma anche qui su YouTube. Vi metto nelle schede o in descrizione il link dove potete vedere il canale. E appunto sul canale Book Blister vedete tutti i passaggi, tutto quello che concerne l'editoria nel suo preciso canale e l'editoria più classica, più tradizionale del termine. Per
Però io quando parlo di editoria, anche se è riferita all'editoria dei fumetti, fondamentalmente è la stessa cosa, perché da quando i fumetti sono entrati nelle librerie di Varia, il concetto è uguale. Cioè, da quando i fumetti sono entrati nelle librerie di Varia, a far parte degli scaffali delle librerie di Varia, ragioniamo con la logica dei libri. Quindi dell'editoria più tradizionale. Valgono le stesse regole che ascolterete nel canale di Book Blister anche per i fumetti. Questa è una cosa che è buono tenere a mente e che soprattutto nelle scuole di fumetto oggi, o chi sogna di diventare fumettista, non sa. Cioè in alcune scuole di fumetto cioè ho proprio testimoni che mi dicono che certi argomenti come appunto la filiera libraia, i canali di distribuzione, i contratti soprattutto, non vengono trattati nelle scuole che dovrebbero formare dei professionisti. E i professionisti ad oggi non devono soltanto saper disegnare, scrivere, ma devono anche saper comunicare. E sapere cosa comunicare e come. E però devono conoscere anche tutto quello che sta dietro al prodotto che loro vogliono fare, ma semplicemente anche per poterne per capire i meccanismi che lo muovono, perché se no ci sono certe cose incomprensibili che un autore è meglio che non sappia, ma in realtà è meglio che sappia. Anche perché siamo nel 2019 e l'autopromozione è tutta adesso subappaltata agli autori stessi. Quindi certe dinamiche, visto che siamo nella logica in cui l'autore deve fare tutto da sé, è buono che sappia anche come funziona la filiera. Questo è importantissimo. Ma anche se non fa tutto da sé, sapere. Almeno sapere, avere un'infarinatura di come vanno determinate cose nel suo campo d'azione, area di azione, è buono, e almeno io se le avessi sapute prima mi sarei mossa anche di conseguenza meglio, però facendo si impara, infatti dal mio primo libro in poi ho imparato tantissime cose. Ma soprattutto la cosa che mi spinge, mi ha spinto all'epoca è stata sempre la curiosità. E la curiosità è quella che io consiglio di non farsi mancare mai a chiunque, soprattutto a studenti giovani che vogliono intraprendere questo, ma anche altri lavori. A proposito di questo, sono contenta di dirvi che dal secondo semestre, quindi da marzo 2020, insegnerò allo IAAD, che è una scuola di design e comunicazione di Bologna, al primo anno di due classi. News fresca fresca, e ho mandato proprio l'altro giorno i programmi. E poi niente, pensavo di fare dei microcorsi specifici indirizzati proprio a illustratori e fumettisti che vogliono affinare un po' le loro tecniche di autopromozione e pensavo di farli da Studio Urca a Bologna o anche online, fare dei webinar, insomma, avevo un po' in mente di fare questi microcorsi brevi in cui magari ci confrontiamo su come meglio pubblicizzare cosa, su quale piattaforma e in che formato sarebbe meglio scrivere, far vedere cosa, insomma, pianificare un po' la comunicazione. Perché secondo me ci sono un po' di corsi in giro, però mi sembrano sempre molto parziali. E secondo me, più che un corso fatto da un editore che ha tutto l'interesse di farlo, per acquisire anche, diciamo, manovalanza per la sua casa editrice, è importante che li facciano questi corsi gli autori, che hanno le mani in pasta costantemente e
sono sempre aggiornati, magari capiscono, arrivano a delle intuizioni, capiscono nuove cose e quindi hanno un po' più i piedi a terra e non hanno dei secondi fini o delle finalità altre e questo per me già è un valore. Insomma, voi sentite di avere bisogno di questi corsi di autopromozione? Voi che fate gli illustratori e fumettisti e vi riempite gli occhi e le orecchie di video su YouTube? Perché secondo me, con la mia breve e umile esperienza, cioè breve, 3-4 anni ormai che pubblico libri, con la mia esperienza, secondo me avrei qualcosa da dare a chi vorrebbe cimentarsi un po' in questo mestiere, perché poi appunto dietro al velo dell'artisticità non dimentichiamoci che nel produrre immagini, ma anche immagini in sequenza che vanno a comporre dei libri, c'è una buona dose di progettazione, di pianificazione e di business. E quindi è bene che ognuno sappia determinate cose per poi poter scegliere meglio, almeno, scegliere di fare o non fare. Perché un fumettista e un illustratore sono a tutti gli effetti oggi dei freelance. Infatti io mi nutro anche di molti canali YouTube, di newsletter, di video e di altre, esperienze. Ma non di fumettisti e illustratori, cioè più di illustratori che di fumettisti, perché nel fumetto c'è ancora poca consapevolezza, ma più che altro di designer, di grafici, di web marketer, insomma, ciò che mi ispira non fa parte del mio raggio d'azione, o almeno gravita attorno al mio campo. Quindi è importante nutrirsi davvero anche di cose totalmente diverse dal vostro campo di azione. Io spero che abbia registrato tutto questo, perché se no è un casino. Intanto, con questo video più lungo del solito, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo lunedì.